Ciao bambini e benvenuti agli insegnanti e ai genitori che seguono le mie pillole di formazione sulla piattaforma di Scuola Oltre. Questo video è il completamento dell'articolo che ho scritto qui, Il regalo di Natale in musica, ed è ispirato a una storia di Ferdinando Albertazzi, edita da Le Rane Interlinea, intitolata Il regalo di Natale. Cosa c'è di meglio che non scegliere una storia per proporla ai bambini in musica in un periodo così colorato anche dal punto di vista acustico come quello del Natale? Natale ricco di sonorità, campanellini, melodie natalizie che risuonano ovunque. Ecco, l'attività che io propongo e che vi mostrerò in questo video è già descritta nell'articolo, ma potrete vederla per poterla realizzare e riproporre con più facilità. Intanto, mi riferisco ad alcuni momenti del libro. Tutte le storie, hanno degli spunti che possono diventare musica, perché i due linguaggi, linguaggio, delle parole e linguaggio, musicale, entrano in comunicazione con molta facilità e sono un modo estremamente giocoso e naturale per proporre e per svolgere delle attività con i bambini. Intanto, il riferimento della storia per la prima attività è indicato nelle prime pagine, quando in uno dei giorni precedenti il Natale la Befana suona il campanello della casa di Babbo Natale, che molto stupito del suo arrivo la invita ad entrare. La vecchietta, che cosa fa? Un po' barcollante, sale i 7 gradini che la separano dalla porta d'ingresso. Ecco, questo movimento del salire i 7 gradini è un invito a riferirci proprio alla musica, perché 7 sono infatti le note musicali. Ed è proprio l'occasione, per parlare ai bambini di note, ma non in modo pedante, noioso, ma giocando con una scala, sulla scala della scuola, salendo ogni gradino, intonando una nota, dalla più grave alla più acuta. Ecco, le 7 note si posizionano sui gradini della scala ed è un fatto che riguarda anche la teoria musicale. Infatti si parla di scala musicale, proprio perché i suoni procedono da quelli con una frequenza più bassa a quelli più acuti. Quindi noi collocheremo sui vari gradini tutte le note che conosciamo, cioè i 7 suoni: do, re, mi, fa, sol, la, si. Siamo arrivati a 7. Ma ovviamente abbiamo il termine di questa serie, di questa sequenza, che è l'ottava nota, che è di nuovo il Do, che sarà la conclusione della sequenza, ma l'inizio di una nuova sequenza di altri suoni, perché dopo questo Do potremo salire ancora Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, eccetera, eccetera, andando ancora più verso l'acuto. Pensate alla tastiera di un pianoforte che è costituita da diverse serie di ottave di suoni, quindi molti, sempre dai suoni molto gravi ai suoni più estremi, più acuti. Per far questo, magari non avete a disposizione delle campanelle, può essere sufficiente un metallofono. Io qua ho un metallofono costituito da piastre staccate, che è anche molto comodo. Ed ecco che abbiamo di nuovo la nostra serie di 7 suoni più uno. Che cosa facciamo? Una volta che abbiamo presentato ai bambini, abbiamo fatto notare questa differenza di altezza dei suoni, possiamo incominciare anche a intonare delle frasi, quindi devi fare delle brevissime melodie. E prendiamo anche in questo caso spunto da alcune parole comunque indicate nel libro, scritte nel libro, e ovviamente ai protagonisti di questa storia, Babbo Natale con la Befana. In questo cartello, ecco, io vi farò vedere
la frase scritta come la leggiamo abitualmente, Babbo Natale con la Befana, ma già il nostro modo normale di pronunciare questa frase è già musica, è già ritmico. Mi basta semplicemente accentuare un po' di più questa ritmica ed ecco che io avrò un ritmo vero e proprio che posso riproporre e rendere e ripetere tante volte, facendolo diventare quello che in musica si dice ostinato, cioè Babbo Natale con la Befana. Lo carico ancora di più ed ecco che lo vediamo scritto in questo modo, dove in rosso troviamo le sillabe sulle quali cade l'accento, le sillabe più forti sulle quali ci appoggiamo. Babbo Natale con la Befana, Babbo Natale con la Befana. Ho scritto effettivamente 1, 2, 3, 4 sillabe evidenziate in rosso, che sono i quattro accenti principali che costituiscono la struttura di questa piccola frase. E infatti potrò accompagnarla con degli strumenti a percussione come i legnetti. Babbo Natale con la Befana, Babbo Natale con la Befana. Se proviamo a pensarlo soltanto, il ritmo, la struttura ritmica sarà 4 battiti di sostegno, di ritmo, di 4 impulsi ritmici. Possiamo realizzarlo con degli altri strumenti. Babbo Natale con la Befana, Babbo Natale con la Befana. Oppure ancora con altri strumentini molto colorati che vi permettono di coinvolgere l'intera classe. Babbo Natale con la Befana, Babbo Natale con la Befana. E poi proviamo a intonare questo Babbo Natale con la Befana su alcune delle note della scala. Se non possedete una serie di campanelle come le mie, oppure non avete neanche uno xilofono o metallofono a disposizione, all'interno dell'articolo ho scritto il link di un sito nel quale troverete una tastiera elettronica per poter prendere il riferimento, l'intonazione di queste note. Quindi, senza bisogno di strumenti musicali, potete ricorrere a questo supporto che è scaricabile tranquillamente anche su un cellulare. Ora, Babbo Natale con la Befana. Io ho intonato tutto sulla stessa nota, la nota Do. Babbo Natale con la Befana, però posso farlo su un'altra nota. Babbo Natale con la Befana e via dicendo su qualsiasi nota, andando verso i suoni sempre più acuti. Arriviamo al punto in cui faremo capire, chiederemo anche ai bambini, o intoneremo anche senza supporto di una campanella o di un pianoforte, ecco che potremo fare Babbo Natale con la Befana e poi Babbo Natale con la Befana. Quale delle due proposte cantate è più grave? Quale più acuta? Ecco che ovviamente facciamo prendere familiarità anche ai bambini con questi termini di grave, acuto. E lo possiamo poi naturalmente ritrovare in tanti strumenti. Sentiamo magari il suono di un contrabbasso, che ha un suono molto grave, oppure di un flautino, che produce un suono molto acuto. Ecco, e su questo lavoriamo, su questi parametri del suono. Ma quando termina il periodo natalizio, oppure possiamo invitare i bambini a trovare altre frasi, altre parole ed ecco che entriamo in comunicazione trasversale con il linguaggio verbale e allora possono nascere delle situazioni ritmiche piuttosto interessanti. Io ho scelto quattro parole sempre riferite al Natale, ma voi potrete cambiarle e sostituirle con qualsiasi altra parola. Neve.
renne, elfi, slitta. Eccole qua. Neve, renne, elfi, slitta. Tutte queste parole sono parole piane, quindi con l'accento sulla penultima sillaba. Neve, che corrisponde in questo caso, essendo bisillabe, alla prima. Renne, elfi, slitta. Per cui è estremamente regolare questo ritmo. Neve, renne, elfi, slitta. Neve, renne, elfi, slitta. Sto sottolineando tutte le sillabe. Se voglio fare invece sostenere soltanto un ritmo forte, lo farò, cambiando colore dello strumento, sulla prima sillaba. Neve, renne, elfi, slitta. Neve, renne, elfi, slitta. Potrebbero essere quattro colori: verde, rosso, giallo, nero. Ecco, e sbizzarritevi, nomi di animali: cane, gatto, topo, lupo. Ecco, giochiamo con le parole. Questo aiuterà anche i bambini più piccoli a pronunciarle nel migliore dei modi. Ed ecco che quindi con questo lavoro noi prendiamo sempre più familiarità con la parola, con il ritmo e poi possiamo giocare anche intonandolo, ma intonandolo in modo, facendoci anche aiutare dalla fantasia dei bambini. Ad esempio, potrebbe essere giocando semplicemente con due note, oppure inventandovi proprio delle melodie, delle piccole canzoncine. Neve, renne, elfi, slitta, eccetera. Ecco, quindi un'infinità, si aprono un'infinità di possibilità, di proposte musicali, di giochi da realizzare con i vostri bambini. Ma praticando sempre la musica, utilizzando strumentario didattico e diciamo, invogliando i bambini a esprimersi attraverso questo meraviglioso linguaggio. A voi tutti un mio caro, più caro augurio di un felice Natale e alla prossima pillola di formazione.